sicurezza sul lavoro non è un lusso, è un diritto. È un diritto che ogni volta viene negato quando una madre come Luana non fa rientro a casa dal suo bambino, che troppo presto si trova a dover affrontare una parte della vita così dura. Le lacrime e le parole di Stefania Valente, operaia di una filatura e madre, sono il momento più toccante della manifestazione di stamani organizzata dai sindacati in Piazza delle Carceri a Prato per Luana Dorazio, operaia di 22 anni morta lunedì scorso dopo essere stata risucchiata dall'orditoio a cui era addetta in un'azienda tessile di Montemurlo. Manifestazione organizzata in concomitanza con lo sciopero generale di 4 ore proclamato dai sindacati, a cui hanno partecipato oltre 500 persone, tra le autorità il presidente della regione Eugenio Giani e i sindaci del territorio. Presente anche Alia, la mamma di Sabri Jaballà, operaio 23enne di Prato, morto il 2 febbraio scorso in un altro incidente sul lavoro in un'azienda tessile di Montale. Per tutto il tempo ha stretto tra le mani la sua foto. È un dolore che non si finisce mai più. E io, quando ho saputo anche la notizia del morto di questa ragazza, ho pianto, come pianto per mio figlio, perché sono delle tragedie, e ho sentito anche il dolore di questa mamma, perché è una cosa terribile, il dolore dei genitori è una cosa terribile. E poi c'è Giovanni Bartolomei, dipendente di Gida e appassionato di poesia in ottava rima, che ha dedicato un breve componimento a Luana Dorazio. A un'orditora morta, credo sia un preoccupante tuffo nel passato. Se ancora si muore a rocchetta e sul stupio, pescare all'ordito non c'è dubbio.